non eccelle sul piano del gioco, non ruba l'occhio, ma infila il 18° successo stagionale. Per una volta sono altre le cose da rimarcare: spirito di sacrificio, carattere e attenzione nella fase difensiva contro uno dei migliori avversari visti all'Adriatico, la Juve Stabia. Zeman. Primo tempo secondo me è stato buono da parte del Pescara, ha sbloccato il risultato nella ripresa per i primi 20-25 minuti, forse anche 30, ha subito l'iniziativa della Juve Stabia e non è riuscito mai a ripartire. Abbiamo sbagliato in uscita, poi magari siamo riusciti anche a partire 4 contro 2, però abbiamo giocato sull'esterno e palla fuori, sono occasioni che bisogna sfruttare, ma io ripeto, oggi c'è la scusa dell'acqua e non ci è riuscito, è importante che abbiamo fatto risultato, è importante che non abbiamo dato possibilità alle Stabia di creare troppe occasioni. A proposito, sfatato l'ennesimo tabù, dopo 4 vittorie e 3 pareggi il Pescara riesce a sconfiggere per la prima volta la sua bestia nera, Piero Braglia, che sul piano tattico prepara il match come sempre con grande puntiglio. Subito una sorpresa, difesa a 3 di Cuonzo e Biraghi esterni, Mezzaviglia e Zito in mezzo, Caserta trequartista a ridosso di Bakogu, largo a destra e Sau defilato sul versante opposto. In fase di non possesso Caserta accorcia su Verratti mentre la ventenne punta nigeriana cerca di frenare l'incedere di Balzano. Dunque una Juve Stabia da subito alta e aggressiva, qualche difficoltà da parte biancazzurra nello sviluppo della manovra. Purtuttavia la prima conclusione porta alla firma di Nielsen, Molinari devia, reattivo Colombi, preferito a Sekulin. Subito dopo spunto di Insigne, il fantasista di Frattamaggiore vince un rimpallo ma spedisce alle stelle da posizione più che privilegiata. Il Pescara insiste, 19°, Balzano dentro per Immobile, di Cuonzo si oppone, intercetta col braccio che si stacca dal corpo, per Baracani di Firenze nessun dubbio, calcio di rigore che Immobile trasforma con estrema precisione, 21 reti come Rebonato 25 anni fa e Calaiò nella stagione 2003-2004. Ferita la Juve Stabia reagisce, proteste campane per questo contatto in area Capuano Sau, buona opportunità fallita da Biraghi sugli sviluppi di questa combinazione tra Caserta e Zito. Un attimo prima in realtà Pescara vicinissimo al raddoppio, Insigne, Immobile, Sansovini, che spettacolo, il capitano non ci arriva di pochissimo, tutta di prima sarebbe stata una rete capolavoro. Applausi a scena aperta invece allo scadere per Insigne, talento cristallino, numero straordinario che sortisce un calcio d'angolo, ma soprattutto un'ovazione degli 11.000 spettatori presenti. Ripresa, il Pescara subisce l'iniziativa dei campani e non riesce a ripartire, dall'altra parte però manca la necessaria incisività in zona tiro, inguardabile la volée di Biraghi ispirato dalla cross di Bakogu. La risposta è nel destro violento ma fuori misura di Balzano da posizione decentrata. Al 13° Martin rileva Sansovini, debutto per il terzino sinistro classe 87 proveniente dal sud Tirol che Zeman schiera però esterno alto nel 4-3-3. Puntuale e diligente. 24° solo di Insigne che semina lo scompiglio, disorienta il suo dirimpettaio ma all'atto del dunque è murato da Molinari. Braglia tenta così il tutto per tutto, una sorta di 4-2-4, gli innesti Falcinelli e Raimondi esterni, Dani Levicius in coppia al centro dell'attacco con Marco Sau, nel Pescara Verratti 29° è rimpiazzato da Cone che 10 minuti più tardi con la Juve Stabia tutta sbilanciata sfrutta lo svarione di Baldanzeddu, si invola verso la porta di Colombi, destro, respinta e tap-in vincente del centrocampista ivoriano. 2-0, il lucchetto alla partita che Sau cerca invano di far saltare al 40°, in realtà è l'unico vero tiro in porta degli ospiti, la palla schizza sul terreno infido, magistrale dunque l'intervento di Luca Nania che subito dopo respinge questa conclusione di Mezzaviglia ed è tripudio malgrado la pioggia incessante copiosa caduta per gli interi 90 minuti, come dire, squadra e ambiente, simbiosi perfetta.